Lei ha fatto una scelta molto precisa, un unico ambiente, il lago, il bosco antistante, senza mai vedere il controcampo della città, dell'urbanizzazione, diciamo. Quindi diventa quasi un mondo a parte quello che lei rappresenta, dove ogni desiderio represso dei protagonisti di questa comunità omosessuale, appunto, viene fuori naturalmente e a tratti anche pericolosamente. Quindi quanto è inciso nel suo film la scelta del luogo, il lago e il bosco? E gli elementi naturali, appunto, del luogo stesso. Ha implicato delle scelte registiche particolari, quella scelta di quel luogo? Ah, alors, en fait, j'ai écrit le film e je l'ai conçu en pensant à un Innanzitutto lieu io avevo temporairement, scritto e quoi. concepito il Voilà, era film per ambientarlo e girarlo anche praticamente mais in un lago che conosco pour des molto bene, che ho frequentato, raisons che è più parcours, vicino a casa adesso mia. Poi, l'animale. per dei motivi di sole, nel senso J'ai di luce, préféré aller mi sono tourner un peu spostato più a partout. sud, in Provenza, Parce que e je il lago è pense sicuramente diverso, un lago molto che più j'aime grande, pas molto più vraiment pour maestoso, quindi vraiment anche sicuramente pour un più lac. complicato da Peut-être un gestire dal peu plus punto di vista della messa in compliqué scena. Naturalmente et poi un quando peu si plus fa una messa in scena bisogna sempre adattarsi a voilà, moins quello simple. che si trova. Sicuramente la maggiore Donc oui, differenza che c'è stata effectivement, c'est un rispetto a quello espace che io avevo pensato è proprio l'assenza, come dicevo in conferenza stampa, delle famiglie, famiglia, perché c'est appunto il lago che io avevo considéré. immaginato, la storia che avevo immaginato, prevedeva che ci fosse da quel lato la comunità omosessuale e dall'altro Je lato pense que invece la delle grande normali famiglie différence in là, vacanza. c'est In questo de ne caso si pas ha la sensazione retourner di un universo avec, ancora come più a disais la parte, conférence ancora de più presse, separato dal resto avec del des mondo, familles proprio maintenant perché face. per motivi C'est-à-dire, pratici di là non ils si vede mai nessuno. j'ai fait un film où ils sont beaucoup plus seuls au monde que si je l'avais fait dans le lac que je connais, par exemple. A proposito anche di questo, nel suo film c'è anche altro, c'è una tensione molto hitchcockiana quasi, che va anche da insomma, che si riferisce a una certa tradizione anche di noir americano, no? Quanto era consapevole questa sua scelta? E anche il fatto che nel suo film c'è un omicidio, e noi sappiamo chi è l'omicida già da subito, quindi non c'è una tensione per scoprire chi è l'omicida stesso, ma noi lo conosciamo già. E questo anche è un elemento molto hitchcockiano. Era consapevole di Sì. questa sua scelta, ed in effetti poi alla fine la tensione del suo film è molto forte per noi spettatori. Quindi era una scelta consapevole quella di farci capire già da subito chi fosse appunto l'omicida per far salire la tensione, appunto. Non, alors je peux pas dire que j'ai été conscient des références. J'ai pas fait des références Innanzitutto non concernant ho l'alcol, en fait. conscientemente, L'alcol, c'est deliberatamente tellement fatto partie de alcun mon riferimento fond culturel o diciamo, tourner. mi sono Je pense ispirato que da Hitchcock. Ci ho on est detto tous Hitchcock fa parte talmente influencés tanto del nostro bagaglio par culturale di tutti Hitchcock. noi, che ormai forse entra nel Et nostro puis, DNA, che non, forse è anche difficile uno ci fa riferimento anche suis assez senza, diciamo, pragmatique, saperlo. quoi, nel Però poi, dire, per je quanto pense riguarda que invece, tout diciamo, la autrement, spiegazione del perché noi sappiamo già chi è l'assassino, è proprio una spiegazione proprio c'est un forse un film po' qui s'est più beaucoup pragmatica, perché questo film ha giocato joué molto beaucoup sui sur un jeu diversi de punti point di de vista, vue, cioè il punto di vista voilà. di Et on Frank se e il souvient punto di vista del regista della messa in scena. E molto spesso c'è beaucoup una de confusione, cioè non points de vue, sappiamo beaucoup se de quello points che de vue vediamo è de il punto di Frank vista di se Frank o confond il avec punto le di points vista de vue della de mise en scène. regia. E per me era molto molto Et de importante toute che lo façon, c'est spettatore, différent proprio dans per Frank porsi où questo que le quesito che si spettateur pone anche se pose Frank, aussi, quello, lui cioè di aussi. dove sono Qu'est-ce que disposto ad je ferai arrivare, à la quali place de rischi sono Frank disposto a correre pour per vivere appieno la diviser mia passione. Era que le necessario che lo spettateur spettatore assume un sapesse ruolo esattamente diverso quello che sa de Frank. Frank, né più né Tandis meno, e que che quindi en avesse avance de assistito alla scena Frank, dell'annegamento. E la beaucoup. scena dell'annegamento è proprio un esempio emblematico di questo, Et je pense quasi que che sembra la appunto un noyade est incrocio di punti di vista, assez quando in comme un realtà è un piano esempio de ça. sequenza. Un piano sequenza in cui appunto si vede la Effectivement, scena c'est une dell'annegamento, belle però all'inizio si séquence. pensa di star vedendo la scena dal Et punto di dans toute vista la di Frank. Poi a un séquence, certo punto si le point pensa de che vue invece quello Frank è reste le même. il punto di vista della messa in J'ai scena, découvert e ça poi invece après si l'avoir torna al punto di vista di totalement Frank, quando in realtà parfait. è un piano On est sequenza, d'accord. proprio perché per creare appunto Dans le la point de vue tensione, per Frank far sì aussi, che lo que le spettateur spettatore si aime ponesse Frank, le mais si stesse on aime domande de che la si pone noyade, on è se Frank, demande era necessario che si on passe sapesse de la esattamente point quello de che vue sa Frank. dans un point de vue de la mise en scène, et puis on revient au point de vue de Frank, alors que c'est un plan séquence. L'ultima domanda che le volevo fare era sul personaggio di Henry. Anche prima in conferenza stampa le hanno chiesto sempre del personaggio di Frank o di Michelle, no? Ma a me incuriosiva anche il terzo personaggio importante del film, che è Henry, che è un personaggio che crede nell'amore platonico e che in un certo senso vive appartato rispetto a questa comunità e che la guarda da lontano. E la prima volta che supererà questo limite, che arriverà nella spiaggia, ne pagherà anche le conseguenze, coscientemente. Può essere in qualche modo anche una metafora dello spettatore cinematografico? Ceci dit, Henri, c'est
effectivement un passeur. Henri è un po' come l'ispettore, sono i cosiddetti passeurs, quelli che sono traghettano diciamo da un mondo all'altro, nel senso che appunto e potrebbe anche stare un po' a quello che è il posto dello spettatore, diciamo è qualcuno che non conosce molto bene quell'universo che frequenta, quindi sta lì che lo guarda, e un po' come l'ispettore sono quelli che si poi pongono, si fanno le domande che si potrebbe fare un po' lo spettatore. Quindi diciamo il pubblico in genere ama tantissimo il personaggio di Henri proprio perché si pone delle domande diciamo importanti. Lei ha parlato dell'amore platonico e sicuramente lui o qualcuno che cerca qualcosa che sia un po' di più del sesso gratuito, del sesso ad ogni costo, è un qualcuno del quale non conosciamo neanche la portata o la natura dei desideri, e per questo diciamo che un po' è molto intrigante, e per questo che poi è colui che si pone le domande, quelle importanti, quelle le belle domande, e quindi è per questo che il pubblico poi lo ama. Il est à la place, un peu à la place du spectateur, et en plus, j'ai l'impression qu'il se pose les bonnes questions, ou les questions essentielles, quoi.